viste le alternative. Governare su un impero corrotto e decadente, o sfidare i fati per avere un'altra, migliore possibilità di cambiare il destino. Che cosa deve fare Omri? E c'è davvero una scelta. Invero si possono solo seguire, mossa dopo mossa, le macchinazioni del fato, sfidando le stelle avverse. E così fece ritorno al santuario del mio nemico, la fortezza della fratellanza Sarafan, considerata inviolabile dagli uomini. Inviolabile dagli uomini. Il tessitore del tempo, l'eterno ingannatore che usava gli esseri viventi come pedine. Alla fine abbiamo distrutto un intero covo di quei diavoli. Ma avevamo già perlustrato quella zona. Non abbastanza bene, ma non importa. Abbiamo purificato col fuoco tutti i membri di quella genia, fino all'ultimo. Che le loro anime riposino in pace. Lord Mobius sarà soddisfatto. Era arrivato per Mobius il momento di rispondere ad alcune domande. Per il suo stesso bene mi auguravo che fosse disposto a parlare. Ogni tanto bisogna sfamarsi e gustare eventi inconsueti come una festa preparata dai Sarafan.
cos'era stato? L'acqua è come acido per un vampiro. Devo trovare un'altra strada. Conduceva indubbiamente al tessitore del tempo. La mia preda era quasi catturata. Ma la porta era bloccata da una barriera benedetta. Mentre mi avvicinavo, la mietitrice risuonava. Forse il suo oscuro potere poteva dissipare le barriere benedette. La mietitrice non era ancora abbastanza potente da distruggere quelle barriere, ma c'era qualcosa da dire. Chiusa a chiave. Questi patetici umani amano davvero le porte. L'emblema era inconfondibilmente di origine vampiresca, pensato per aumentare il potere della mietitrice. Ma era una coincidenza troppo ovvia. Mobius voleva chiaramente che lo trovassi. Date l'allarme! Vampiro! Non lasciatelo fuggire! Circondatelo! Arrenditi, demonio, e ti garantiremo una morte indolore! Vorrei promettervi la stessa cosa, ma sarebbe una menzogna.
emblema dell'equilibrio. Quella barriera aveva un curioso effetto risonante sulla mietitrice. Quella porta era dotata di una strana serratura, che richiedeva una chiave insolita. In un modo o nell'altro l'avrei trovata. Thank you.
Lacerazione cadaverica. Sarà fatto. È tutto pronto. Non ti servirà nasconderti nell'ombra, Kane. È passato molto tempo, vero? Niente chiacchiere, Mobius. Tu sai perché sono qui. Sì, Raziel. Hai cercato di inserire nel gioco la tua pedina, che è appena stata spazzata via. Per mano tua, immagino. Dov'è? Forse dovresti chiedere quando. Deve essere così umiliante per te venire alla mia porta a implorare risposte. Basta chiacchiere! Non minacciare, Kane. Vedi? Sono in vantaggio io. È davvero incredibile che il grande Kane soccomba al potere dello scettro come un vampiro comune. Dopo tutti questi anni sei ancora così arrogante. Credi di aver escogitato un piano molto astuto. Tu non sai nulla. Hai letto i segni, ma non ne hai capito il senso. Tu credi di essere quel mito nella profezia dei vampiri, il discendente dell'equilibrio, e pensi che Raziel possieda la chiave per fare avverare il tuo destino. Ma le tue delusioni messianiche ti hanno reso cieco alla vera natura di Raziel. Non hai idea di cosa hai scatenato. C'è stato un tempo in cui avresti potuto ascoltare i saggi consigli che ti sono stati offerti. Ora la vanità ti ha offuscato la mente. Dovrai scoprire da solo la verità. Ne avrai bisogno. Tornerai in forze quando me ne sarò andato.
Ma fino a quel momento dovrai occuparti di cose più importanti che inseguirmi. Forse, al prossimo incontro, avrai imparato un po' di umiltà. Quelle strane creature sembravano uscire dal cuore delle ombre. Mobius non ha sicuramente fatto del suo meglio per cercare di fermarmi. Quando lo troverò, sarò io a riservargli qualche sorpresa. Arrenditi, Raziel. Rinuncia a questa insulsa ribellione. Sono stato io a crearti. La tua vita è stata messa fuori gioco, ma nella mia generosità ti ho risparmiato. Tu sei il mio mietitore di anime. Non hai altro scopo, nessun destino più elevato, solo questo. Accetta la tua sorte, Raziel. Liberati dalle tue vane speranze. Rinuncia alla tua volontà e nutriti. No. Cosa guadagni da questo atto di sfida? Provo una truce soddisfazione a farti infuriare. La mia pazienza è eterna, Raziel. Ma per quanti eoni tu sopporterai di languire qui? La ruota del destino deve girare. Tutti verranno redenti dal travaglio rigenerante della nascita, morte e rinascita. Questo è l'artefice della vita. Il ritmo purificante dell'universo che trascina irresistibilmente tutte le anime. La tua è una funzione nobile e indispensabile, Raziel. Ne ho abbastanza di questo sermone. Stai cercando di soggiogarmi con la noia. Perché dobbiamo continuare questo gioco? Tutti e due sappiamo chi sei. Non sei migliore dei vampiri che tanto disprezzi. Un vorace parassita che maschera i suoi appetiti con una patina di virtù. Rifiuto di seguire la tua volontà. Riesco a vedere nel tuo cuore, Raziel. Non è la tua volontà a fermarti qui, ma la tua codardia. Come sarebbe? Tu sai quale destino ti attende all'uscita del regno spettrale. Quell'arma fantasma che brandisci te lo ricorda sempre, vero? La spada ti attende là fuori da qualche parte e tu indugi per non affrontarla. Non potevo negarlo. Finché fossi rimasto lì, sfidando il mio imprigionatore, avrei potuto rimandare la mia ineluttabile fine. Diventare lo spirito predatore racchiuso nella mietitrice. Ma non era un destino peggiore dello stallo senza uscita in cui mi trovavo. È meglio affrontare il proprio destino che fuggirlo. Mietitore di anime ti ho creato. E a questo ruolo, mio angelo della morte, ti assoggetterai. Basta così. Va bene. Cedo. Eccellente. Asseconda la tua fame. Sì, segui la tua vocazione, Raziel. Scoprirai che come la sfida ha un prezzo, l'obbedienza porta i suoi frutti. E la sottomissione non è sempre ciò che sembra. Thank you.
Sotto di me vorticava una sinistra nebbia. Sapevo che cadervi dentro sarebbe stato pericoloso. Credi che sia così facile mostrarti degno? Il tuo cammino resterà bloccato fino a quando non avrai dato ulteriori prove della tua obbedienza. Prima di andarmene, dovrò nutrire te. Devi nutrire te stesso, Raziel. La ruota deve girare. Ah, vedo che capisci. Puoi andare, ma ricorda, tu sei mio. Non puoi sfuggire a me più di quanto tu possa sfuggire a te stesso. Vuoi che questa stanza venga liberata dai parassiti? Se ne vuoi uscire, sì. Sia fatta la tua volontà. Mio bravo servitore. Vedi? L'obbedienza premia immediatamente. Dove credi di andare, piccola anima? Non puoi fuggire. Raziel. Dove credi di andare, piccola anima? Oh.
corri di più. Abbraccia il tuo destino. Non potrai mai fuggire. Mi sto stancando, Razia. Altrimenti il mio benevolo padrone non si sarebbe sforzato tanto per fermarmi. E se la mia dipartita lo addolora, per me è una vittoria, pur piccola che sia. Quella porta si sarebbe aperta solo usando un manufatto adeguato, ma per usare un oggetto del genere dovevo prima scoprire come tornare al regno materiale. Finalmente ho scoperto un condotto che porta al regno materiale. Potrò finalmente fuggire dal mondo degli spiriti e allontanarmi di un altro passo dal mio tormentatore. Dopo la tua ribellione, credevi che avresti goduto degli stessi favori? No, Raziel. Non mi serve che tu raggiunga il regno materiale. Dunque non ti concederò di usare il condotto. Tu mi servi come spirito. E tale resterai. Dunque, le mie pastoie non sono sparite, sono solo allentate. Ma non resterò prigioniero nel regno spettrale. Deve esserci un'altra strada. Mentre emergevo ho avuto una visione di ciò che sarei diventato se non fossi riuscito a fuggire dal regno spettrale. Anche loro erano agenti del mio maestro e cacciavano le anime perdute che lottavano per fuggire dal crepuscolo eterno di quel mondo. Che il mio padrone aveva per me erano sinistramente chiari. Come quei cacciatori dementi, esistevo soltanto per procurargli anime, sfruttando la loro energia per nutrire lui e la sua ruota del destino. Dovevo spezzare quel legame finché possedevo ancora una volontà. Yeah.
manufatto sembrava fatto apposta per entrare in quella strana serratura. Potevo aprire la porta! Malek, il grande guerriero Sarafan. L'avevo già incontrato. La sua spada e il suo scudo sembravano spariti. Thank you.
Dimmi, dove posso trovare il tuo padrone? Svelto! Mobius è... nella torre? Bene. Thank you.
Lo scudo mancante di Malek. Odiavo ripristinare la sua dignità, ma avrei dovuto restituirlo al monumento per progredire. Di Malek doveva trovarsi nella mano destra. Per quanto disgustoso fosse quel compito, l'avrei rimessa al suo posto. Muori, vampiro! Thank you.
strada per la torre era libera. Non vedevo l'ora di trovare Mobius per riprendere la nostra conversazione. Thank you.
Curioso, questo manufatto, assieme alla reliquia che ho scoperto prima, sembra solo un frammento di un emblema più grande. Esso è stato impregnato di fuoco elementali, corroborando la mia titrice e i miei poteri telecinetici. Sei qui, finalmente. Vedo che hai trovato un frammento dell'emblema dell'equilibrio. Ti sarà ancora più utile se troverai gli altri tre. Ora vogliamo procedere? Sì, riprendiamo la nostra conversazione. Ma su basi leggermente diverse. Ora, cos'hai da dirmi, Mobius? Non puoi uccidermi. Sappiamo entrambi che il punto non è come o quando io morirò. La morte non è l'unico esito possibile. La delusione per il mancato avverarsi delle stolte profezie dei vampiri ha corrotto il tuo giudizio. E Raziel non è ciò che pensi. Tu osi immaginare ciò che penso? E così tu hai impedito all'anima di Raziel di entrare nella mia titrice.
Hai creduto anche per un solo istante di avere con ciò sventato il tuo destino? O il suo? O quello della stessa Nosgoth? Le tue manipolazioni sono patetiche. Eppure Raziel ha ancora una volontà libera. Ed è questo che ti terrorizza, vero Mobius? Non puoi vedere il suo cammino e dunque non puoi controllarlo. Nemmeno tu. Sì, Raziel è celato ai nostri occhi, ma possiamo vedere le avvisaglie delle sue azioni potenziali. E ogni cammino che può scegliere porta alla stessa meta. Egli ti ucciderà, Kane. Risparmiando Raziel, hai scritto la tua condanna a morte. Non hai ancora risposto alla domanda che mi ha portato qui. Dov'è Raziel? Non è qui, nel vero senso della parola. Non ora. Non mettere alla prova la mia pazienza, Mobius! Che cosa gli hai fatto? È confinato. Forse in futuro lo si potrà liberare senza rischi. Il suo destino si deve compiere. Egli entrerà nella spada. Ma fino a quel momento è pericoloso. Molto più di quanto tu possa capire. E le tue prove schiaccianti? La risposta è chiara se sai dove guardare. Vai a ovest dei pilastri. Laggiù troverai un testamento inciso nella pietra. Ma anche le pietre possono mentire. I pilastri di Nosgoth si stagliano contro l'orizzonte. A ovest avrei trovato l'illuminazione che, secondo Mobius, mi manca. Ci doveva essere un modo per fuggire dal regno spettrale senza l'aiuto che il mio signore godeva a negarmi. Solo nel regno materiale avrei potuto cercare il mio destino o cambiarlo.